Soprattutto amici, benvenuti a questo video, io sono Pimpos e oggi siamo sul nuovo Tekken per Android. Allora, muoviti a sinistra, scorri a sinistra, ok, e qua ci arrivo. Muovi a destra per scorrere a destra, grazie tizio, scorriamo due volte, perfetto. Attacchi di base, tocca la parte destra dello schermo per eseguire un attacco di base, tocca per continuare. Ok, tocchiamo a destra per massacrare Nina. Nina, ti ammazzo. Tocca a destra, tocca più velocemente per una combo di base. Sì, già l'avevo fatto, perché io sono distruttivo in questi giochi. Puoi eseguire un attacco pesante in grado di sfondare la parata dell'avversario tenendo premuto sulla parte destra dello schermo. Tocca per continuare. Ok, tengo premuto, Nina. Nina, non hai speranze contro di me. Puoi parare gli attacchi dell'avversario tenendo premuto sulla parte sinistra dello schermo. Tocca per continuare. Ok, Nina, io ti paro. Io ti paro, Nina, tu non puoi... Ok, sto parando. Nina, attacca se hai il coraggio, Nina, che ti faccio infiammare le mani. Metti in pratica ciò che hai imparato per finire la battaglia. Nina, ma non... Ma lascia perdere, Nina, che ti distruggo, Nina. Ti picchio. Niente, sono forte a questo gioco, ragazzi. Almeno con il tutorial iniziale. Hai completato il primo tutorial sulle battaglie. Va bene, tocca per continuare. Nina, niente, perdici le speranze, Nina, perché non puoi vincere. Quello cos'è? Che cosa? Chi è quello? Ciò che vi apparteneva ora è mio. Revenant. Impossibile, sto perdendo i miei poteri. In che senso? Chi sei? E perché i suoi poteri non hanno effetto su di te? Ci penseremo dopo, dobbiamo andarcene subito. Addirittura, ve la state svignando. Perché è così potente questo coso è? Tocca per aprire, ottimo. Apriamo Cass così già all'inizio del gioco. Bellissimo, tocca per aprire. Che mi date? Che mi date qui? Che è? Combattente comune, ma chi? Tocca per rianimare? Che mi date? Nina, vabbè, non ce l'avevamo ancora Nina. Tocca per riscuotere, ok, riscuotiamo Nina. Potere 500, rango 1, livello 1, elemento acqua. Attacco, combo, tocco, corto raggio. Il primo tocco è 18, il secondo 29 e l'ultimo 41. E combo, tocco lungo raggio, 29, 12, 18. Vabbè, danni attacco mantenuto 87, difesa, 4, difesa salute 416, rigenerazione 4 HP al secondo e cura post battaglia 1. Ok, otteniamo Nina, va bene, sbloccato Nina. Abbiamo solo Nina, sbloccato, finito. Abbiamo solo Nina che possiamo scegliere, get ready. Chi è quello? Ah, quello che abbiamo incontrato poco fa. Deck e carte Waza. Le carte Waza si suddividono in varie categorie a seconda degli effetti speciali che si attivano quando vengono usate contro gli avversari. Tocca per continuare. Carte Waza spezzaguardia. Le carte Waza spezzaguardia sono utili per sfondare le difese degli avversari che parano. Tocca per continuare. Ok, adesso ti spezzo la difesa, tizio. Questa è una carta Waza spezzaguardia. Usala per sfondare le difese dell'avversario. Ok, tizio, ti distruggo la difesa. Ti faccio vedere io se ti devi parare. Carta Waza colpo. Le carte Waza colpo sono mosse potenti che infliggono gravi danni, perfette per chiudere le combo. Ok, io faccio una combo e poi utilizzo la carta. Perfetta, aspetta che devo usare la mia combo prima. La carta Waza colpo infligge gravi danni, ma la fai usare ora? Dici che prima devo fare la combo. Tutte cose voi dite. Combo con le carte Waza. Combina le carte Waza per massimizzare i danni. Tocca per continuare. Ok, tranquillo, scorri a destra. Tizio, fatemi combattere. Usa per spezzare la guardia, per sfondare le difese, da inizio una combo. Ok, combo 1. I colpi sono perfetti per chiudere le combo, assicurati di usarli in tempo. Ah, carto colpo, ok, devo colpire. E colpo, muori, testa di ramoscello. Sbang! Oh, così si trattano i nemici che ti spuntano così dal nulla. Combo con le carte Waza. Sperimenta tutte le tipologie di carte Waza per creare combo sempre più devastanti. Bellissimo, tocca per continuare. Amore, tizio, io ti devo ammazzare. Mi fate combattere. Impossibile, quella sfera nera ha rubato le nostre tecniche di combattimento. Addirittura. Questa stanchezza che mi sento addosso. Speravo fosse temporanea. E invece, come osa insultarci così? Giuro che lo ammazzo. Giuro che lo ammazzo. Certo, ma temo che da soli non riusciremo mai a sconfiggerlo. Siete in due però. Giusto, odio ammetterlo, però dobbiamo battere in ritirata e recuperare le forze. Ma ci picchia. Sì, e ci serviranno di sicuro dei nuovi alleati. Buono, sblocchiamo nuovi personaggi, forza. Il mio preferito è Paul, ragazzi, spero di sbloccarlo presto. Ehi, maestro del dojo, tu sai... Dojo, tu sai, Tu ci farai compagnia per un po'? Beh, che stiamo aspettando, mettiamo su una squadra e sconfiggiamo quell'affare. Ah, ma forza, forza, datemi Paul e Brian, possibilmente immediatamente. Aspetta e vedrai, la pagherà cara per quello che mi ha fatto. Ok, facciamogliela vedere a sto testa di capretto. Apriamo un'altra cassa. Benissimo, chi mi date adesso? Adesso Kazuya, sbloccherò sicuramente. Raro, combattente raro, apriamo. Tocca per rianimare.
E Fang? Chi è Fang? Rango 2. Attacco, elemento fuoco. Questo mi sembra più potente. Saluto 828. Sì, potere 714, effettivamente è più potente. Otteniamo Fang. Ok, di Fang. Finito. Allora utilizziamo Fang. Qui si svolgono tutti i combattimenti. Cominciamo subito. Ok, combattiamo. Selezioniamo modalità storia. Ci sono varie modalità di combattimento. Iniziamo dalla modalità storia. Ok. Storia. Atto 1. Ci sono tantissimi atti. Ogni atto contiene 5 capitoli da superare per sbloccare l'atto successivo. Ci siamo. Quindi iniziamo dall'atto 1. Capitolo 1. Paul mitico. Ogni capitolo contiene varie battaglie che culminano in un'epica battaglia finale contro un boss. Sarà Paul il boss? Devi formare una squadra di 3 combattenti per affrontare un capitolo. Va bene. Ne ho 2 però. Ah, ci abbiamo pure Kazuya. Perfetto. Scegli il primo, Nina. Ok, bonus elementare. Esistono specifici rapporti di forza tra gli elementi, perciò è utile avere combattenti di varie affinità per aumentare la versatilità della squadra. Quindi Nina è acqua, poi mettiamo Kazuya e tuono, elettricità. Tieni in considerazione il boss del capitolo quando crei una squadra. Ok, Paul è fuoco, quindi lo possiamo uccidere, lo possiamo sconfiggere con Nina che è acqua, giusto? Vabbè, abbiamo questi 3 combattenti solamente, quindi mettiamoli. Maggiore la rarità di un combattente, più sono le funzioni a cui può avere accesso. Va bene, mettiamola, la squadra è fatta. Tocca per bloccare i tuoi combattenti e inizia il capitolo. I combattenti bloccati in una modalità di gioco non possono essere usati altrove. Capisco. Ah, ok, vantaggi elementali qui ci sono, però se non mi fate vedere però. Fuoco brucia l'erba. Se non mi fate vedere però. Ah, dobbiamo affrontare questa, alla fine ci sarà Paul. Ok, capito. Questa è la schermata pre-battaglia in cui puoi scegliere con chi combattere. Lui è dell'elemento tuono. Quindi contro il tuono direi Nina. No, sempre lui. Puoi scegliere con chi combattere. Mettiamo lui? Mettiamo lui. Mi fido mi fido del gioco. Capito. Dai, che adesso distruggo sto tizio, testa di capretto. Fagli vedere chi sei, Feng. Guarda qua, che stupido. È un giovincello. Ammazziamolo. Aspetta, non ti faccio fare un cacchio di nulla, tizio. Ma muori. Alzati, se hai il coraggio che ti faccio un attacco super... Perfetto. Perfetto, c'è il rango c'è il round 2. You win. Direttamente, preciso, come un chirurgo. Ok, fai la tua mossa speciale. You win. 10. Che so ste cose. 100 monete, 100 XP e 10 non so che cosa. Ok, continua. Andiamo alla battaglia numero 2. Elemento foglia. Quindi direi di utilizzare Fang. Andiamo. Ok. Fang, utilizziamo Fang qua, invento fuoco, così lo distruggiamo in men che non si dica. Forza Fang, bruciagli le foglie. No tizio, non fare tanto la testa di capretta che ti ammazzo. No, non te ne... basta. Oh, no, non devi rompere tizio. Ti faccio... ai, questo è più potente dell'altro. Tizio, devi morire. Pariamoci. Dammi un calcio se hai il coraggio. Dammelo un altro se hai il coraggio. Hai questa... ma mi spezzi la difesa. Testa di ramoscello. Para. Pugno. A testa di capretta. Vuoi morire? Ma vuoi morire, testa? Già hai fatto troppo, tizia. Per i miei gusti. Oh, bella combo. Spezziamo la difesa e attacchiamo come dei forsennati. Perfetto. Ok, fai la tua mossa speciale. Ci andiamo alla prossima battaglia. You win. Un po' di colpi stavolta li abbiamo subiti, però. Questo era un po' più potente. Ok, andiamo alla prossima battaglia. Elemento acqua. Io userei nuovamente Fang. Non so, mi sembra più potente Fang. Se un combattente è ferito, puoi curarlo toccando questo pulsante. E Fang effettivamente... curiamolo, va. Curiamolo, è ferito, poveretto Fang. Se lo desideri, puoi usare più oggetti curativi allo stesso tempo. Ok, usiamoli. Usa, perfetto. Fatto. I PS dei combattenti che non sono bloccati in una modalità di gioco si rigenera lentamente. Molto lentamente. Usiamo sempre Fang. Combatti. No, aspetta, ho selezionato Fang contro l'acqua. Adesso non sono debole io contro l'acqua. Mi sa che ho fatto una brutta scelta. Amoni, tizio, non fare tanto il testa di capre. Tanto devi morire, tizio. Perché mi fai la terza combo quando non serve? Fang, devi ammazzare e basta. Tizio, tu devi subire. Parata. Pariamo. Un po' di fulmine, un po' di attacco e un bel perfect.
Ragazzi, sono fortissimo a Tekken. Dai, rimani a terra come un coniglietto ferito. Poveretto. Forza. Andiamo alla prossima battaglia. Continua. Datemi tutto. Ok, già siamo da Paul. Perfetto. Lui è elemento acqua. Direi di utilizzare... O utilizziamo sempre Fang. Perché fuoco e fuoco, volendo, si annullano a vicenda. Però Fang è più potente. Ma usiamo Fang? Usiamo Fang, va. Difficoltà facile. Ok. Lui ha 416 di vita. Usiamo sempre Fang? Ma sì, usiamo Fang. Chi se ne frega. Oppure Nina? Nina 416. No, usiamo Fang, va. Dai, Paul. Paul, vieni nella mia squadra, Paul, dai. Che poi combatti con me. Va avanti, non essere il mio nemico, io non ti ho fatto nulla. Get ready, va, fight. Money. Ai, ai, pariamo. Paul, non rompere, Paul, pariamo. Che fai? Che fai? Muori. Ti faccio vedere io se devi colpirmi. Parata. Dammi un pugno. E tanto ho 4. Aspetta, non siamo. Aspetta. Montante. Montante è super. Ma faccio combo a tutto spiano io a questo gioco. Perfetto. Abbiamo massacrato Paul. Mi ha dato solo qualche colpetto, ma nulla di che. Ok, forza. Adesso sblocchiamo Paul. Datemi Paul immediatamente. 10 smeraldi. Livello 2. 8000 monete. Che cosa? Un medikit? 2 medikit. Continua. Capitolo completato. Così facile. Perché ce ne sono 5 episodi per ogni capitolo. Vabbè, frammento di Paul a una stella garantito. Oh, datemi un frammento di Paul. Non è che mi danno Paul. Mi danno un frammento di Paul. Gli spezzano un braccio, una gamba e lo danno a me. Ok, Paul viene a me. Paul viene a me. Che è? Un medikit. Pozione curativa minore, tocca per il squad. Ah, ok, sono 4 oggetti, perfetto. Abbiamo un medikit. 20.000 monete, ottimo. Materiali fuoco, tocca per il squad. 50 materiali di fuoco. E uno. Un frammento schifosissimo di Paul. Ne dobbiamo trovare altri 9 per sbloccare Paul. Un po' come in Tartaruga Ninja, che lì si doveva trovare il DNA. Va bene, otteniamo tutto. È il momento di ottenere un nuovo combattente nel negozio. Chi è quello lì, Bob? Nel negozio puoi trovare molti articoli utili per progredire nel gioco e arricchire la tua collezione. Va bene, questo è un pack gacha gratuito per aiutarti a iniziare. Grazie. Seleziona per confermare, dice un pack gratis. Grazie, datemi un pack gratis. Starter pack. Ok, tocchiamo qui. Vediamo se abbiamo altri frammenti di Paul. 6 oggetti. 30 materiali terra. Ok. 30 materiale acqua. 30 materiale fulmine. 30 fuoco di tutti gli elementi. Che è Dragonav. 10, questo lo possiamo sbloccare finalmente. È Dragonov. Potere 500, per me è comune effettivamente, quindi che cacchio me ne faccio. Va bene, prendiamolo. Le cose grazie mi piacciono. Nina, un frammento di Nina. E che ci facciamo? Già l'abbiamo, forse per potenziarla. Vabbè, prendiamo tutto, finito, ok, finito. Dragunov Nina. Finito. Ora che hai 10 frammenti di combattente, convertiamoli in un combattente completo. Ok, andiamo in combattente. Seleziona un che? Selezionando un tuo combattente puoi modificare carte Uasa, maestrie e altro ancora. Va bene. Tocca qui per convertire i tuoi 10 frammenti di combattente in un combattente completo. Sblocchiamo Dragunov. Va bene. E sblocca. Sblocca tizio. Sbloccami il personaggio, veloce. Materiali elementi. Esistono 4 tipi di materiali elementali: terra, fulmine, acqua e fuoco. Aumenta il livello dei tuoi combattenti per ottenere punti abilità utili per acquisire nuove abilità. Aumenta tutti i danni inflitti in modalità storia. Equipaggiamo questo. Sei sicuro che voglio acquistare questa abilità? Ti costerà un punto abilità. Sì. Va bene, ragazzi. Allora, il capitolo 1 l'abbiamo completato. Grande. Al solito, quindi, fatemi sapere nei commenti se volete che porti altri episodi. Andremo al capitolo 2 ad affrontare Steve. Adesso, se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Facebook, Twitter, Instagram, tutti i social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale. E per oggi è tutto. Al prossimo video. Oggi siamo su Need for Speed No Limits. Finalmente un gioco di corsa, era da tanto che non ne portavo uno. Hanno fatto un aggiornamento, però adesso non so che aggiornamento. Ma affiondiamoci subito sul gioco, non pensiamo al passato.